Buongiorno, oggi andiamo a vedere di riparare questa cassa Technics SB7. Ha un woofer particolare, come possiamo vedere è piatto, in questo caso possiamo notare la rottura della foam. Adesso andiamo a vedere la procedura per staccarla e rimetterla nuova. Prepariamo la cassa per lo smontaggio e poi si parte. Bene, iniziamo con lo smontaggio. Qua abbiamo i collegamenti, andiamo a staccarli. Ok. Il modello dell'altoparlante bene, come sempre iniziamo la procedura inumidendo la superficie con l'alcol. La prima fase è quella di staccare la cornice che abbiamo, che è in plastica. Dobbiamo far penetrare l'alcol all'interno per far sì che il collante si ammorbidisca e ci lascia staccare senza far danni la cornice. Come possiamo vedere, la vecchia foam ha iniziato a fare tutte queste grinze tutto intorno. A questo punto andiamo sotto la foam e iniziamo a entrarci con la spatola. Come possiamo vedere, si sta staccando facilmente. Ecco. Poi andremo a pulire la superficie. Qua sotto c'è anche un'altra cornice in cartone che andiamo a staccare, anche quella. Dobbiamo recuperarla. Se non viene, bisogna ancora bagnarla. Mm.
piega leggermente in vari punti, come è successo qua, non ha importanza, perché poi quando si rincolla va tutto a posto. E adesso sta venendo. Anche questa è venuta, poi anche questa andremo a pulirla. A questo punto andiamo a pulire il bordo, sempre con la spatola andiamo a togliere gli ultimi residui. Come possiamo vedere, la fame viene tranquillamente a brandelli, perché per fortuna questa non si è ancora deteriorata completamente, è solo in parte. Ok, adesso andiamo a pulire il nostro cestello, sempre con l'alcol. Ok. Diamo un'asciugata intorno. E adesso facciamo un po' di pulizia. Ok, adesso andiamo ad ammorbidire sulla parte interna. Possiamo anche lavare completamente . In questo caso è una membrana piatta, fatto tipo nido d'ape doppio, una specie di polistirolo, ma in questo caso è un laminato plastico in foglio d'alluminio, doppio foglio sopra e sotto, come si può vedere in quello lucido.
Oh. Adesso andiamo a togliere il residuo interno. Nostro bisturi. Chiaramente tenendo fermo con le mani sotto, non sollecitare troppo la bobina. Il collante non ha importanza di toglierlo completamente, come ho già spiegato, onde evitare di rovinare il supporto. L'importante è togliere la parte superficiale, in modo che sia possibilmente in piano, senza avvallamenti. In modo che quando si posiziona la nuova membrana, la nuova forma, aderisca perfettamente sul piano. Perfetto, adesso diamo una pulita. Di nuovo una bella lavata con l'alcol. Cerca di eliminare tutti i residui interni in modo che sia bello pulito. Anche perché, come si suol dire, l'occhio vuole la sua parte. I lavori devono essere sempre puliti e precisi. Ultima asciugatina.
come possiamo vedere l'altoparlante adesso è pronto per essere montato la nuova foam. Adesso puliamo il banco e ci rivediamo fra un attimo. A questo punto andiamo a inumidire la cornice e puliamo la superficie. Anche questa è fatta. Adesso asciughiamo. Ed ecco, bella pulita e pronta per essere montata. Nel frattempo avevo già fatto anche quella in cartone, eccola qua, pronta per essere montata anche questa. Facciamo pulizia. Anche in questo caso le procedure per capire che tipo di foam è come negli altri altoparlanti, l'unica differenza è che qua la curva, diciamo la gobba, chiamiamola come volete, della sospensione anziché essere esterna, in questo modo va messa al contrario, cioè verso l'interno. Adesso la prendiamo. Mentre normalmente si mette in questa posizione, che praticamente la curva è verso l'alto, in questo tipo d'altoparlante va messa al contrario, in questa posizione, in modo che rimanga completamente piatto. Questo modo. Al solito si comincia sempre con il solito Bostik super chiaro. Andiamo a dare il collante sul bordo della parte piatta interna.
andiamo a posizionare la foam e tenendo la parte sotto con le dita cominciamo a farla aderire sul bordo. Come al solito è un lavoro di pazienza, bisogna che il collante tiri e si asciughi e nel frattempo si bige sempre tutto intorno. Ormai il collante è quasi completamente asciutto. Adesso lo lasciamo asciugare per un pochino e poi passiamo all'incollaggio sul bordo esterno. Bene, adesso come possiamo vedere è completamente asciutto e adesso passiamo a incollarlo di sotto nella parte esterna.
fissiamo la foam e passiamo il collante tutto sul bordo. Iniziamo ad appoggiarla e nel frattempo andiamo a vedere se è centrato prima che asciughi. Stessa procedura, si pigia da un lato, destra e sinistra, avanti e indietro, sentire se la bobina tocca e si lascia al 50% a metà. Si gira, si fa l'altro verso. Infatti di qua tocca, di qua no. Allora dobbiamo spostarlo. Verso la parte che non tocca. Ok. A questo punto possiamo passarlo tutto intorno perché dovrebbe essere al centro. Poi riproviamo. Proviamo di nuovo, qui va bene, qui va bene, qui va bene, qui va bene, centrale, perfetto. Allora possiamo farlo asciugare in questo punto qui. Stessa cosa adesso, lo lasciamo asciugare un attimo e poi mettiamo le cornici. Bene, nel frattempo andiamo a incollare
la cornice in cartone, quella che era stata tolta, è già pulita. Andiamo ad incollarla sul supporto in plastica. Intanto incolliamo la parte danneggiata. Ok, adesso questa doppia cornice praticamente serve per fare da intermezzo tra la plastica e la foam, perché chiaramente la foam si incolla meglio sul cartone che non sulla plastica. Il cartone invece sulla plastica si incolla bene, perciò stando in mezzo gli fa anche, diciamo, da spessore, oltre che per l'incollaggio, fa da spessore per arrivare al margine in piano dell'altoparlante. Poi vediamo, per farci capire cosa intendo. Probabilmente a livello progettuale non hanno calcolato lo spessore della foam, che era troppo basso, e allora hanno dovuto mettere una cornice in mezzo, oltre alla motivazione del supporto che si incolla meglio sul cartone che non sulla plastica. Ecco, a questo punto questa è la parte superiore a vista e quella dove andrà poi a incollarsi la forma, e questa è la parte, diciamo, visibile, che bello liscio. Adesso questo è perfettamente asciutto, stessa cosa andiamo a mettere il collante adesso sulla cornice.
Adesso basta lasciarla asciugare e l'altoparlante è pronto. Importante l'asciugatura, farla tenendolo pressato, e questa è la motivazione per cui stavo dicendo prima che la cornice con lo spessore viene a filo, anzi leggermente superiore al bordino in alluminio, in modo che pigiando, mettendolo sotto sopra, si incolla perfettamente perché va a pigiare sulla membrana in questo modo. Si pigia sopra e si lascia asciugare. Bene, anche questo filmato è giunto al termine. Nel frattempo, come possiamo vedere, ho fatto anche il secondo altoparlante. E qua possiamo vedere il lavoro come è venuto. E adesso andiamo a installare alle rispettive casse i due altoparlanti. Ed ecco installati i due woofer sulle rispettive casse. Possiamo sentire. Con questa immagine possiamo lasciare e ci rivediamo al prossimo video. Grazie a tutti.